Ciao ciao creative e benvenute nel canale Casa della Fantasia. Oggi volevo condividere con voi questa meravigliosa creazione che andiamo a realizzarla insieme. Per questo cestino decorativo che può essere utilizzato sia come un cestino svuotatasche, un cestino pasquale, un cestino magari per decorazione del nostro tavolo, cioè usato come centrotavola. Quindi, per la realizzazione di questo meraviglioso cestino abbiamo bisogno di una gomma crepla, un foglio di dimensione che voi avete, che troviate, se non alternativa della gomma crepla o cosiddetta gomma Eva o foamy, potete usare feltro o una stoffa che è abbastanza rigida. Dopodiché abbiamo bisogno di un piatto, come nel mio caso, che ho usato questo piatto di diametro 30. Per la decorazione del nostro cestino abbiamo bisogno dei nastrini o se no delle varie catenelle a vostro piacimento. Ovviamente abbiamo bisogno di un metro oppure di un righello, di una forbice a taglio netto o se no di varie forbici con varie decorazioni, un ferro con una punta con quale andiamo a disegnare vari nostri fori o il nostro cerchio, una perforatrice che io ho tolto questo tappo. Come alternativa per queste decorazioni dei nostri fori possiamo usare o una perforatrice più grande in base ai nostri occhiali oppure una perforatrice così più piccola se avete gli occhiali più piccoli. Allora, nel mio caso, per realizzare questo bellissimo cestino ho scelto il colore rosso. Eccoci qua. Ovviamente, come dicevo prima, se il foglio è abbastanza grande, potete utilizzare un piatto per fare questa circonferenza abbastanza grande o se no un coperchio, vedete voi quello che avete a disposizione. Allora, appoggiamo nel mio caso il piatto in questo modo, così più vicino ai bordi. E andiamo a tracciare intorno al nostro piatto una linea. Nel mio caso mi aiuterò con questo ferro da maglia, appunto per non lasciare un segno che può mascherare il mio gomma crepla. Quindi non faccio altro che fare questo disegno intorno al piatto. Come potete osservare, resta una riga. E adesso non faccio altro che tagliare intorno alla circonferenza. Potete utilizzare una forbice con vari decori che avete a disposizione o se no una forbice a taglio netto. Eccoci qua la nostra circonferenza. Una volta che abbiamo ottenuto il nostro cerchio, non faccio altro che piegarlo a metà, in questo modo, senza però schiacciarlo fino in fondo, così in modo da ottenere questi punti dove andiamo a tagliare, giusto per avere dei punti di orientamento. Quindi lo stesso faccio anche da quest'altra parte. Dopodiché vado a fare viceversa, quindi i nostri tagli
li sovrappongo uno sopra l'altro e così vado a fare altri tagli in quest'altra parte del cerchio. Come potete osservare, abbiamo ottenuto questi quattro spicchi del nostro cerchio, quindi abbiamo i quattro tagli. Adesso non faccio altro che avvicinare questo taglio al prossimo taglio, quello che è più vicino, quindi in questo modo, e vado a tagliare quest'altra parte. Faccio lo stesso anche con quest'altra parte del cerchio, sempre questo lato più grande. Quindi vado a appoggiare i nostri tagli vicino, uno sopra l'altro, e qua andrò di nuovo a tagliare. Ripeto per tutti questi quattro spicchi. Quindi sono rimasti altri due. E l'ultimo spicchio. Allora abbiamo le due alternative. Se vi piace che i spicchi, questi che abbiamo ottenuto, siano così abbastanza grandi, potete tagliarli, dopo vediamo come, e lasciarli di questa grandezza. Se invece preferite, dobbiamo farli più piccoli, quindi per farli più piccoli facciamo sempre la stessa operazione che abbiamo ripetuto fino adesso, quindi scegliamo un taglio di tanti che abbiamo, quindi vicino ad esempio a questo taglio avvicinerò quest'altro che è vicino a questo scelto prima, quindi avvicinandolo così, sempre ponendolo uno sopra l'altro. Posso andare a tagliare anche questa parte qua, pizzicare qua, così abbiamo i spicchi più piccoli. Se invece ci piacciono questi spicchi grandi, li lasciamo così. Adesso, una volta che abbiamo fatto tutti questi tagli piccoli, andiamo con un righello o con un metro a aiutarci a vedere la grandezza, cioè la profondità del nostro taglio che dobbiamo fare. Praticamente dobbiamo decidere se il nostro taglio, questa sarà l'altezza del nostro cestino, quindi nel mio caso lo farò di 7 cm e non faccio altro, sempre con l'aiuto di una punta, nel mio caso del ferro, vado a tracciare una linea su quale dopo andrò a tagliare, come potete osservare. Ho fatto anche un punto dove dovrebbe finire il mio taglio. Vado a ripetere questo procedimento per tutti gli spicchi. Per fare più veloce, magari potete prendere un righello da una parte all'altra della nostra circonferenza e andate a segnare questi 7 centimetri che abbiamo scelto. Eccoci qua. Adesso non ci resta che tagliare lungo queste linee che abbiamo fatto. Quindi ovviamente ci fermiamo sul punto che abbiamo fatto.
Ecco arrivati alla fine dei nostri tagli. Adesso che abbiamo ottenuto questi spicchi, questa sarà la base del nostro cestino, non faccio altro che segnarmi i punti dove andrò a forare questi spicchi. Qua avete due alternative. Potete usare la normale perforatrice che magari tutti avete in comune a casa, semplicemente togliendo questa parte per dopo poter orientarci dove andiamo a fare questi buchi, o se non alternativa, se avete delle perforatrici, quelle con i fori più grandi, per dopo magari inserire vari occhiali, sia quelli più piccoli sia quelli più grandi. Ovviamente dipende dal vostro gusto. Adesso non faccio altro che segnarmi dove andrò a fare questi fori, aiutandomi sempre con un righello o con un metro. Per esempio, li farò circa a 2 centimetri e circa a 1 centimetro dal bordo superiore. Qua avremo 1 centimetro. E da questa parte abbiamo i nostri 2 centimetri. Lo stesso faccio anche dall'altra parte, da quest'altra estremità, quindi mi prendo nota dove è il mio centimetro dal bordo superiore, dopodiché misuro i 2 centimetri dal mio taglio . Potete fare con un pennarello o se no, come potete osservare, si osserva molto bene anche facendolo con un ferro appuntito. Ripeto questo procedimento fino alla fine di tutti i spicchi. Quindi vado a misurare 2 centimetri, come dicevo, dal taglio verso l'interno dello spicchio. E 1 centimetro dal bordo superiore. Adesso, una volta che abbiamo segnato tutti i nostri punti da fare il nostro foro, non faccio altro che prendere la mia perforatrice, andare verso il punto che abbiamo segnato, se riusciamo lo centriamo in questo modo e non faccio altro che fare il mio foro. Faccio lo stesso con ogni puntino che abbiamo segnato. Quindi andiamo a centrarlo. Questo materiale è molto molto flessibile, quindi non avrete proprio difficoltà a fare questi fori. Ovviamente se utilizzate un feltro o qualcosa, comunque non penso che abbiate difficoltà. Una volta forato tutti i nostri spicchi, adesso, come dicevo all'inizio, avete l'alternativa o di rivestire questi fori con degli occhiali, come avete scelto, o i fori più grandi o i fori più piccoli, dipende dai occhiali che avete, e invece noi andiamo ad assemblare così come si presenta. Nel mio caso ho scelto questo nastro decorativo, se no un'alternativa potete scegliere delle catenelle. Allora, e non faccio altro che scegliermi un pezzo dei tanti
per inizio e quindi vado con il mio nastrino su un foro, dopodiché quest'altro spicchio lo metto all'esterno di quest'altro, quindi un spicchio va all'interno e l'altro va appoggiato all'esterno, foro con foro. In questo modo passo il nastrino su questi due fori. Se volete potete aiutarvi con un uncinetto o con un ferro per farlo passare più velocemente. Adesso passiamo all'altro foro, quindi questo spicchio si presenta dall'esterno, lo lasciamo all'esterno, quest'altro lo porto all'interno, quindi uno all'interno, uno all'esterno, l'altro all'interno, così vanno alternati. E vado con il nastrino da quest'altra parte, in questo modo, a passare su entrambi i fori, sempre magari aiutandomi con un ferro. E ripeto su tutta la circonferenza, quindi questo è all'interno, come potete osservare, quindi lascio all'interno, questo lo metterò dall'esterno, quindi lo appoggerò semplicemente a quest'altro, in modo da far combaciare questi due fori. Vado di nuovo a mettere il nastrino. Adesso, visto che questa parte è all'esterna e io voglio fare un fiocchetto, questo iniziato dall'interno, non faccio altro che tenermi un po' di nastro da parte, tagliamo e vado a infilare quest'altra parte in modo da riportarlo all'esterno. In questo modo. State ben attenti che questo è la parte che va all'interno, quindi abbiamo questa che finisce con la parte all'esterno. Dipende da come avete iniziato. Adesso infilo anche quest'ultimo foro. Vado a stringere tutti questi spicchi in modo da dargli una forma arrotondata quando abbiamo il risultato che vogliamo ottenere, quindi se lo volete lo stringete di più, se no lo lasciate più largo, dipende sempre dai vostri gusti. Andiamo a fare un nodo giusto per fermare il nostro nastrino. E dopo andiamo a fare un fiocchetto. Ovviamente qua potete decorare al vostro piacimento. Quindi potete decorare con un bottone o con una rosa fatta sempre di gomma crepla o qualsiasi altra cosa che vi può ispirare. Nel mio caso vado a tagliare l'eccesso ed eccoci qua il nostro meraviglioso centro tavola, che può essere utilizzato in varie occasioni o come un centro tavola oppure un cestello svuotatasche, o vedete voi, può essere utile in varie occasioni. Vi invito a realizzare anche voi questo meraviglioso cestino. Spero che il video tutorial vi sia piaciuto e che sia stato utile per imparare qualcosa di nuovo e creativo, e se è così aspetto i vostri commenti e i vostri mi piace. E perché no,
vi invito a condividere il link del video sui vostri social network e mi raccomando, iscrivetevi per rimanere sempre aggiornati. Noi ci vediamo al prossimo video tutorial. Ciao ciao!